Salve, salve, benvenuti su Fiori di Ciliegio. Oggi video sui manga inediti che io vorrei tanto che fossero editi in Italia per avere i volumi cartacei per tenerli nella mia libreria, per leggerli, per annusare il profumo di carta inchiostro di quei manga, per averli, insomma, cartacei. Dei manga che sono veramente belli, a mio parere, e che quindi appunto a me piacerebbe tantissimo avere. E niente, avevo già fatto un video di questo tipo diversi mesi fa, ve lo linko da qualche parte, magari qua in alto, e anche lì avevo parlato di diversi manga che mi piacciono molto, e niente, se vi può interessare dateci un'occhiata, insomma sono manga che tuttora vorrei, alcuni perché uno è stato portato in Italia per fortuna, però gli altri sono manga che tuttora vorrei avere nella mia collezione manga. Adesso vi parlo di manga diversi, di nuovi manga che o ho letto ultimamente o non ho incluso in quel video, e appunto devo parlarvi per forza anche di questi perché anche questi manga io vorrei tanto tanto averli, volumi fisici, insomma, averli, tenerli in mano e leggermeli così fisici. E me li sono appuntati perché ora che ho 20 anni la memoria non è più quella di un tempo. Fatto sta che sono uno shonen, ebbene sì. Poi abbiamo degli shoujo e degli yaoi, quindi ebbene sì, io direi di partire subito, partiamo con lo shonen perché è una vera perla. Il manga di cui vi parlo per questo genere si chiama Afogard. Io me lo sono letta circa 1 o 2 mesi fa, adesso hanno aggiunto altri capitoli, sto aspettando che li pubblichino tutti per leggermi il resto perché lo trovo veramente veramente bellissimo. Afogard. Che cos'è? È un manga shonen scolastico, romantico, commedia. Ebbene sì, e la nostra protagonista è una ragazza che vediamo insomma insieme alle sue amiche a scuola, però è una scuola molto 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 particolare. Una scuola in cui per dividere i ragazzi dalle ragazze, per fare in modo che non ci siano relazioni tra ragazzi e ragazze, ha imposto delle regole veramente veramente particolari alle ragazze. Quindi, mentre noi vediamo i ragazzi, come è classico vederli nei manga, negli anime, boh, ragazzi in gruppo che camminano per la scuola, normalissimi, le ragazze per tutta la durata delle lezioni devono tenere una maschera. Ebbene sì, e la nostra protagonista ha sempre sulla maschera da cavallo, mentre le sue amiche una maschera tradizionale. Non vi so ben spiegare com'è, e l'altra ha una maschera da microonde. Però il fatto di tenere su queste maschere per così tanto tempo implica praticamente il fatto che loro quasi non sappiano più rapportarsi con i ragazzi e quasi non si sentano più delle ragazze. Insomma, la nostra protagonista si sente molto un cavallo, possiamo capire da quello che immagina, per esempio lei immaginerà di avere il suo principe con sé, ma lei non è la principessa, lei è il cavallo che lo porta al ballo, cose del genere. Quindi, anche se la nostra protagonista è innamorata di uno dei suoi compagni, questo compagno non la vedrà mai in viso perché lei ha sempre su questa maschera e lei non ci si può avvicinare e soprattutto fa questi pensieri per il fatto che lei quasi non si sente più una ragazza. Come se avere questa maschera la facesse sentire un cavallo. Stessa cosa mi viene in mente la ragazza con la maschera da microonde, parla come se fosse un robot o cose del genere. Vedrete, sono veramente dei personaggi esilaranti, delle scenette veramente divertenti succederanno in questo manga. E poi non so, non riesco veramente a immaginare come andrà a finire la storia, perché è più che altro una commedia, però c'è questo aspetto del romantico molto presente, essendo che la nostra protagonista appunto è innamorata di un ragazzo della sua scuola. E guardate, io questa la consiglio veramente di cuore, non mi sarei mai aspettata di leggere una roba di questo tipo, ma è bellissimo. Penso che quando finalmente aggiungeranno gli ultimi, se non sbaglio, 10 capitoli che mancano su un sito dove lo sto leggendo in scan, me lo rileggerò da capo perché veramente è bellissimo e averlo nella mia libreria sarebbe proprio proprio bello e ne parlerei all'infinito, credo. È un'opera che mi piace veramente tanto, penso sia tra le mie preferite e io non leggo shonen molto, normalmente non li leggo, salvo rari casi, questo qui mi attirava troppo e sono veramente felice di averlo letto perché è pazzesco.
Passiamo subito agli shoujo. Allora, come shoujo io potrei parlarvi anche di altri manga, però quelli che ho letto barra riletto ultimamente, che mi ricordo meglio, sono quelli di cui vi andrò a parlare adesso. E sono dei manga che per quanto mi riguarda meritano veramente tanto. Partirei subito dal primo, che si chiama Asami Sensei no Imitsu, forse l'avrete sentito nominare, e è un manga in cui abbiamo tra i personaggi principali una ragazza che va alle superiori e il suo sensei, il suo professore. Ci sono diversi manga di questo tipo, io non ne conosco tantissimi, però per quanto mi riguarda questo è il più bello che io abbia mai letto. È presente completo, online lo trovate, magari facendo una ricerca più approfondita, non su tutti i siti è completo. Fatto sta che questo manga a me piace molto. Allora, facciamo un attimo una prima considerazione, la protagonista è un po' tonta, fine considerazione, però non è tontissima, ci poteva essere peggio. Qui la protagonista arriva a scuola e assiste a una scena che non avrebbe voluto vedere, cioè ad una ragazza che si dichiara a questo sensei che se non sbaglio o le risponde male o comunque la fa piangere perché la rifiuta. Lei assiste alla scena, il sensei la vede e va da lei, ma diciamo che guardandola questo sensei ha una reazione strana. Fatto sta che lei se ne scappa perché ha assistito a qualcosa che non doveva e inizierà insomma una storia che riguarda lei e questo sensei che a quanto pare in qualche modo la conosce già. E vedrete, io non voglio aggiungere altro, però vi dico solamente che qui abbiamo una sorta di terzo incomodo veramente fastidioso. E ovviamente non vi faccio spoiler, ma io non ho apprezzato il finale di quest'opera perché se dicono che fanno una cosa, perché non si vede quella cosa? Tu sei lì che aspetti, ma niente. Anzi, il finale ci fa vedere un altro personaggio. E perché deve chiudersi in quel modo la storia? Però è un'opera che merita veramente tanto. Io mi auguro che in realtà quello non sia il finale, ma che manchino altri capitoli. Fatto sta che finché non avrò una versione fisica in mano da leggermi, non potrò, non lo saprò mai, ecco. Fatto sta che comunque sia questo qui, riguardo al genere shoujo dove c'è la ragazza e c'è un sensei, questo qua è il più bello che io abbia mai letto, è quello che preferisco. E ve lo devo per forza consigliare. Se non lo conoscete, io ve la consiglio molto come lettura romantica, un po' diversa dal solito, perché appunto abbiamo una ragazza e questo ragazzo decisamente più grande di lei, che è poi il suo professore. Il secondo e ultimo shoujo di cui vi parlo quest'oggi è P2JK. Allora, io lo pronuncio così. Fatto sta che dovrebbe significare il titolo. P dovrebbe stare per poliziotto e JK in qualche modo significa ragazza delle superiori. E qui già ho detto tutto. Abbiamo una ragazza delle superiori e un poliziotto. Ebbene sì, differenza d'età, lui maggiorenne, lei minorenne, lui poliziotto, aiuto, si infrange la legge già in questo modo. Bene, vedrete un po' nel manga come risolvono questa cosa. Fatto sta che abbiamo una ragazza che va ad uno dei soliti appuntamenti al buio che vanno molto in Giappone, o almeno così vediamo nei manga, e lei ci va fingendosi 22enne, insomma, se non sbaglio, e in questa occasione incontra un ragazzo, c'è subito un interesse reciproco, ma poi alla fine della serata, della giornata, lui scoprirà che lei ha 16 anni e non 22. Fatto sta che comunque sia c'è questo interesse reciproco e vedrete come va a svilupparsi la cosa. Insomma, la nostra protagonista è innamorata di questo ragazzo che è un poliziotto, ma lui è veramente un personaggio maschile particolare, lo vedrete anche voi, perché lui è proprio, quando una cosa va fatta in quel modo, va fatta in quel modo. Cioè, lui non può assolutamente né infrangere la legge né fare cose sbagliate. Lui è un poliziotto 24 ore al giorno, anche quando non è in servizio. Quindi vedrete un po' come si comporterà nelle varie situazioni. Lui proprio sempre abbastanza preoccupato per lei, che si raccomanda questo e quello.
È un personaggio particolare, però io non l'ho trovato fastidioso per questo suo modo di essere, modo di fare. E anche la nostra protagonista, abbastanza un bel caratterino, abbastanza convinta sulle sue cose, quando tiene a qualcuno, a qualcosa, lo protegge e vedrete poi cosa succederà. È una storia veramente particolare, a me è piaciuta molto e di questo manga, attenzione, c'è il live action che io devo assolutamente recuperarmi e lo recupererò penso quando avrò fatto l'esame, che tra l'altro è oggi che state guardando il video e ciò è molto strano e molto spaventoso perché non sono ancora a metà studio, molto bene, però appunto dopo l'esame mi recupererò varie cose, mi vedrò anche il live action di questo manga perché è veramente una storia che mi ha preso molto, solo che nelle recensioni varie ho sentito che questo è un manga che o lo ami o lo odi, può essere per queste caratteristiche dei personaggi. In ogni caso, io ve lo devo per forza consigliare perché è molto particolare e a me è piaciuto molto. E adesso passiamo finalmente al genere yaoi. Iniziamo subito con il primo manga yaoi di cui vi devo parlare assolutamente, cioè Love Stage. Io ve ne ho già parlato in uno degli ultimi video che ho fatto a tema yaoi, vi ho già parlato appunto di Love Stage, forse lo conoscerete già perché o l'avete già letto in scan o avete visto l'anime. Io ho prima visto l'anime e l'anime è proprio il mio preferito, ma poi quando ho deciso di recuperare il manga, mi ha colpito molto il fatto che anime e manga siano proprio uguali, nel senso che il manga, i disegni, tutto. Io veramente ho continuato a ripensare all'anime mentre lo leggevo perché lo trovavo veramente lui, veramente quell'opera, anche per i disegni. Non è che erano disegni non tanto belli che poi sono maturati col tempo, disegni di queste autrici poi hanno fatto l'anime e i disegni erano già ancora più belli, no, sono proprio belli e basta questi disegni, la storia è bella, divertente e soprattutto prosegue oltre alla fine del manga e alla fine dell'anime, scusate. Se non sapete di cosa sto parlando, vi dico subito in due parole la trama. Love Stage è un manga, e c'è anche l'anime appunto, in cui abbiamo un protagonista figlio di due artisti famosi, due attori, con un fratello cantante, tutti nella sua famiglia sono famosi. Lui vuole diventare un mangaka, non vuole assolutamente diventare una celebrità, tipo un attore, un cantante, quello proprio no. Ecco, praticamente si ritroverà costretto a prendere parte ad una pubblicità come uno degli attori protagonisti, in particolare lui interpreterà una ragazza che si sta sposando per via di una cosa che vedrete insomma nel manga, leggendolo o nell'anime, dovrà per forza interpretare questo ruolo e l'attore che interpreterà il ragazzo, lo sposo di questa sposa che è lui. Insomma, quest'altro ragazzo è un attore famoso e vedrete perché loro si conoscevano, avevano già fatto questa pubblicità 10 anni prima, quando erano piccoli, erano due bambini di questa pubblicità, si ritrovano ad interpretare questi bambini che sono cresciuti e si sposano a loro volta. Non so se ho reso l'idea, penso di aver fatto un casino. Fatto sta che il nostro protagonista si trova vestito da sposa a fingersi una donna in questa pubblicità, mentre c'è questo altro attore famoso che è il ragazzo che la sta sposando. E dato che si conoscevano già da bambini, questo altro attore non ha fatto altro che pensare a questa bambina per tutti questi anni, solo che lui non è una ragazza, è un ragazzo. E questo è, diciamo, l'inizio della nostra storia, vedrete un po' come andrà a svilupparsi ed è una storia che riguarda, oltre all'amore alla storia che vedrete di questi ragazzi, anche il mondo dello spettacolo. Quindi se vi interessano cose sugli attori, sul mondo dello spettacolo, magari vi può interessare anche questo, non lo so, però comunque sia, è uno yaoi, quindi se non vi piace lo yaoi è un po' difficile la cosa. In ogni caso è veramente bellissimo, un bel manga, una bella lettura, sarebbe bellissimo averlo fisico nella mia libreria. Vi parlo subito del prossimo manga yaoi e si tratta di, lo leggo, Konia Mo Nemurenai, forse ce l'ho fatta.
Comunque troverete il titolo scritto o sugli scan o in descrizione, perché so che se non si capisce come li trovate, quindi ve lo farò capire in qualche modo. Ecco, questo è un manga della Yamamoto Kotetsuko che io adoro. E dato che stanno uscendo pian piano le sue opere dalla Flashbook, io mi auguro che usciranno anche altre che sono fantastiche, tipo questa. Questa qui è una storia fantasy, una storia d'amore, in cui abbiamo il nostro protagonista che si ritrova in una situazione veramente, veramente, veramente brutta, in cui non voleva ritrovarsi. In questa situazione, diciamo che tramite un simbolo disegnato su un muro, e tramite dei liquidi corporei, lui senza neanche volerlo evocherà un demone. E appunto la storia riguarda questi due ragazzi, insomma un ragazzo normale e un demone che si trova nel mondo umano. È una storia molto bella, molto divertente, e ha pure uno spin-off che ancora non ho letto, che mi devo recuperare. E questo qui decisamente è uno dei manga di Yamamoto Kotetsuko che vorrei avere fisico, che vorrei tenermi nella mia libreria. Sarebbe veramente bellissimo e ve lo consiglio tanto come lettura. Yaoi, comunque sia, è veramente una bella lettura. È arrivato il momento di parlarvi dell'ultimo manga. Di questo vi avevo già accennato qualcosa nell'altro video dei manga inediti che vorrei, perché me l'ero riletto. Ora l'ho riletto di nuovo uno o due mesi fa, forse uno, e diciamo che ci ho ripensato di nuovo, anche no, ma anche sì. E si tratta di Elected Delusion. Questo qua è un manga della Neko Taionezu, di cui abbiamo già due manga in Italia, editi dalla Magic Press, io mi auguro ci porteranno anche questo, è molto carino e anche breve come storia. È la storia di questi due ragazzi, due amici, vicini di casa, tra l'altro proprio a due case attaccate, si parlano anche da balcone a balcone se non sbaglio, quindi proprio sono sempre insieme di così. Il protagonista scoprirà poi che il suo amico è gay e si è messo insieme ad un compagno di scuola. Il nostro protagonista ci rimarrà male, se non sbaglio si fa pensieri del tipo lui è gay, ma chissà se io sono bello per lui, se io gli piaccio, perché non ci ha provato con me, che sono così tanto suo amico. Sembra che si fa dei pensieri di questo tipo. E appunto vedrete un po' come andrà la storia. Però boh, è una bella storia, è veramente, veramente una bella storia. Ho apprezzato molto i personaggi, tutti quanti, dal primo all'ultimo, no, forse alcuni no, però quelli principali, diciamo il protagonista, il suo vicino, il senpai, io li ho apprezzati tantissimo. E è una storia abbastanza divertente, abbastanza bella, che io vi consiglio come lettura, poi è breve. Il problema appunto è che è breve però, perché anche se diciamo i personaggi più marginali di tutti hanno un lieto fine, il mio personaggio preferito non ce l'ha, cioè stiamo scherzando? E mi ha abbastanza dato fastidio questa cosa, perché non è un lieto fine quello è una scenetta divertente, ma non è un lieto fine. Quindi è per questo che io nell'altro video anime inediti, manga inediti, mo mi devo sempre confondere, manga inediti che vi consiglio, non vi ho parlato di Elected Delusion, perché pur essendo una storia bellissima, che io preferisco, penso anche a Trattami con dolcezza, che sta uscendo di suo, di quest'autrice, cioè, che finale è quello? Non è un finale, no, non per il mio preferito. Per gli altri sì, cioè, vedrete, ma non è che sembri un vero e proprio finale, cioè la storia potrebbe benissimo andare avanti come se niente fosse. Infatti io nella mia prima lettura di questo manga non avevo assolutamente capito che era finito, io pensavo che fosse in corso. E poi nella mia seconda lettura me ne sono accorta e ci sono rimasta veramente male. E adesso nella mia terza lettura, beh, lo sapevo, però ok, in ogni caso però è veramente una bella lettura, bei personaggi anche qui. E se vi piacciono le opere di Neko Taionezu, io ve lo consiglio come lettura, proprio bella, bei personaggi, perché no? Quindi niente, questo è l'ultimo manga di cui vi parlo oggi. Bene, io come avrete già capito ho finito per oggi, fatemi sapere se conoscevate già questi manga, vi piacciono oppure no, oppure magari sono nella lista di quelli che volete leggere, oppure ditemi se vi ho incuriosito, io spero di sì, spero veramente di sì, perché sono tutti manga che mi piacciono, che di cui mi piace parlare, che vorrei più persone li conoscessero,
quelli almeno che non sono molto conosciuti, cioè per esempio Afogard è veramente bellissimo. Io proprio Afogard è uno dei più belli di cui vi ho parlato in questo video. Poi chiaramente anche Love Stage, però Afogard, oh mio Dio! E quindi niente, sarebbe bellissimo però averli tutti quanti, editi, volumi fisici da mettere nella nostra libreria. Sarebbe troppo bello. Niente, fatemi sapere se no anche i manga che voi leggete scan, che purtroppo non sono editi da noi e che vi piacerebbe tanto avere fisici. Fatemi sapere, così magari mi ci informo anche io e chissà che magari scopro qualche nuovo manga bello di cui parlare anche in uno di questi prossimi video di manga inediti o anche semplicemente da leggermi perché ci sta a condividere insomma quello che leggiamo per conoscerlo, farlo conoscere a qualcun altro, ecco, a me piace molto farlo, quindi boh, fatemi sapere se vi va. Spero di avervi almeno tenuto compagnia, in tal caso se vi va mettete mi piace, commentate solite cose, se volete iscrivervi siete i benvenuti anche voi su Fiore di Ciliegio. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.